Adesso gli facciamo un chin tuck, disagi, fastidi, tensioni, ok? Sente un chiodo, no, e quindi l'Inyan non le piace. Adesso vediamo con Inyan e flessione. Qui sei già bloccato? Sì, sì, è bloccato, ok? E quindi rilasso il ligno e il chin tuck, e dico fletti giù, vediamo che succede. Senza chin tuck, fletti, hai disagi? Quindi cominciamo. Dove? Flessione. Sempre alto, ok. A sto punto è inutile che gli vada a testare la cervicale bassa se lui nell'alta e nella media disagi. A volte capita che il paziente in chin tuck ha subito disagio, poi se mollo il chin tuck, lascia molle, e lo faccio flettere non ha più disagi, vuol dire che il collo medio e basso non hanno disagi, c'era solo quella parte alta, no? Quindi capisci questa situazione qui così, ok. Sicuramente lui ha dei punti davanti che ancora ha per forza. E va anche di più, quindi lo mettiamo a pancia in su, metto la testa laggiù, rischia c'è da fargli male. So che se faccio già anche solo un pochino così, già ha disagio, ok? A volte alcuni sentono anche il disagio sull'occhio, per dire. Quindi la domanda è: quando devo schiacciare? Devo solo accarezzare, sento già che teso, basta, ok? Mi disagio all'occhio, eh? Mi disagio all'occhio? Oh, sì, mi dà un fastidio. Però li faccio piano piano, disagio all'occhio. Un pochettino, ok, vedi? Subito, okay. Inyan, ce l'ha anche un po' sinistra ma meno. Poi scavallo la parte muscolare grossa e cado su una zona piatta dell'occipite, sono qui. Qui c'è la mastoide, quindi sono qui. E qui è dove gira il mio occipite, quindi qui c'è l'obliquo superiore, ok? E vado a cercare un PC1, bravo. Vediamo se ha un PC1. Un po' di disagio, vediamo a sinistra, no. Sei d'accordo? Sì. Quindi questo punto, se fosse proprio cattivo, le metto proprio qui, ecco, questo punge già un po' di più, ok? Cosa ho fatto? Ho ristretto, ho trovato il punto più teso e mi è bastato fare così, già lo senti, giusto? Sì. Quanto potrei spingere, ragazzi? Dai, sto solo facendo così. Si può vedere. Pochissimo. Uno che è il 2, ma io te li monitoro insieme. Tac, ok. Allora, ho bisogno di estendere il collo, è un punto alto, non c'è bisogno di una grandissima estensione. A volte potrebbe anche non necessitare portarlo fuori dal lettino. Per cui lui mi deve solo guardare. Se poi non è sufficiente, lo porto fuori dal lettino. Ok? Quindi guardami, bravo, perfetto, adesso rilassa gli occhietti, lascia tutto molle, vediamo se mi è sufficiente. Sì, potrebbe essere sufficiente. Ok? Ora, estendo a livello desiderato, ruoto delicatamente via e tendenzialmente inclino delicatamente via. Se non gli piace, lo lascio in neutro. In alcuni rari casi potrei andare verso, nel suo caso non vuole, lo tengo in neutro. Ok? E lo tengo qui. Ok? Ah, un po' meglio, giusto? C'è sì. Ancora questo, fammi solo fare così, perfetto. Tengo qui così, ok, è giusto afficioso, cioè leggerissimamente in là. Ok, e parto i tuoi 90 secondi. Fatto? I secondi a Roma non passano mai. Lascia fermo qui, rilassa. Questo è meglio, ok? Molto. Sì. Vediamo questo, meglio, meglio, anche questo molto meglio. Okay. Quindi, PC1, PC2 sul cranio, PC2 sulla colonna, questa era la tecnica. Estendo, ruoto via, tendenzialmente inchino via o neutro. Bravo, perfetto, girati su un fianco, ok, perfetto, metti seduto, così, ok, bellissimo. Respira profondamente un paio di volte. Non è che dobbiamo fare, stressiamo paziente, però stressiamo e flettiamo in avanti, vediamo che succede. Disagi? No. Buono, ok? Quindi vedi, ho fatto lo sconto, ti faccio vedere un po'. E poi, niente, poi a questo punto, siccome abbiamo stressato questo, poi adesso può lasciare il mento e flettiamo giù tutto quello che possiamo, che su di lui non l'abbiamo fatto prima perché tanto già ipertirava, e invece possiamo flettere di più. Quindi sicuramente lo abbiamo addolcito. Basterà, ma potrebbe bastare per tutta la vita, però conviene vederlo un paio di volte per assicurarci di mantenerlo spento. Una volta che tu lo mantieni spento per 2 settimane, per dire, questo rimane spento per tutta la vita, meno che lui non si rincasini, io non so che cosa. Ma dovresti fare poi dopo gli esercizi, per esempio. Ma perché? E se poi è libero, perché dopo fare gli esercizi? Cioè, se l'ho liberato, e se non li necessita, cioè fare un po' di esercizi. No, io in generale, nel senso, per esempio, si è visto che molte cervicalgie, per esempio c'è un'inibizione del retto del collo, insomma. Che dicono proprio di rinforzare a un certo punto per riattivare un po' la stabilizzazione cervicale. Tu non la faresti fare? Allora, fatti una domanda più a monte. Perché lo dicono? Perché? Perché lo dicono? Ah. Perché lo risolvono?
perché se un muscolo è a posto e riprogrammato, la muscolatura lo riporta. Se invece non riesci a riportarlo, tu gli fai fare gli esercizi per cercare di dare tonicità. In realtà non gli dai tonicità, perché se c'è una disfunzione, lui ha una specie di muscle energy, quindi un po' si ricentra, per un po' va bene, ma poi torna come prima, perché non hai azzerato il problema. Se il problema è azzerato, il problema è azzerato, basta, non c'è bisogno di altro. Poi ovvio che se è rimasto in un qualche modo talmente debole questo muscolo, lo possiamo anche fare degli esercizi, ma togliti dallo schema dell'esercizio, non è che è vietato. Però se non c'è più bisogno, perché non devo dare? Poi non è vietato, daglielo, ma se non c'è più bisogno, no. Non serve. No, non serve a 360 gradi. Valuta quello che hai sotto, perché allora lì potrebbe anche giovare a fare tante altre cose, sei d'accordo? Potrebbe giovare anche oltre l'esercizio, che ne so, un lavoro optometrico, potrebbe giovare un lavoro buccale, potrebbe giovare delle sorette, potrebbe giovare il training autogeno, potrebbe giovare tante cose, ma sicuramente potrebbe giovarli, ma sono indispensabili per lui? No, se il paziente è libero, non ha più male, la testa è forte, la muscolatura è buona, lo lasci fare, basta, tutto. Poi secondo me si dà gli esercizi, ma non farà. Però poi quanti pazienti hanno voglia di fare tutte queste cose? E quindi tu cerca di fare quello che... Poi alcuni, credimi, alcuni hanno bisogno di fare follow up e di fare esercizi, assolutamente. Ma generalmente quando poi da un paramorfismo si è creato un dismorfismo, e allora a quel punto devi per forza cercare di stabilizzarlo con degli esercizi. Io sono un gran fan di esercizi, abbiamo un sacco di esercizi che diamo ai pazienti, poi alcuni sai benissimo che non mi faranno mai dire dai, però se il paziente è guarito non ho bisogno di mettergli gli esercizi, perché è guarito e non c'ho bisogno, mi dispiace. Ok, chiaro.